un tuo commento su questa gara e su quelle che sono le risultanze, diciamo, anche tecniche della partita di un campionato di seconda categoria. Ma direi che ho visto una partita dove nel calcio ha sempre ragione chi fa gol. Il Real Elmo ne ha fatti due e ha vinto una partita. Diciamo che il Palosco l'ha gettata alle ortiche perché nel primo tempo poteva essere un comodo 3-0. Poi sai chi nel calcio chi sbaglia paga, due incertezze difensive, due gol e poi Palosco ha perso nel finale lucidità e non è più riuscito a rimontare. Comunque veramente un'ottima squadra, giustamente come dicevi, un Palosco che nel primo tempo avrebbe potuto segnare più di una segnatura, di quella che l'ha portato al riposo, e che poi nel secondo tempo invece abbiamo visto un Real Besano un po' diverso, diciamo. Ma diciamo che nel secondo tempo il Palosco è un po' calato sul piano della corsa e sono uscite delle buone qualità offensive da parte di alcuni giocatori, magari poco di corsa ma di buona tecnica, come mi sembra il numero 7 e il numero 10 del Real Besana. E poi vabbè, i due gol sono usciti su un paio di incertezze, così come anche la rete segnata da Palosco su rimessa laterale, una roba da scuola calcio. Però diciamo che se andiamo a guardare le occasioni, Palosco non meritava di perdere. Io poi alla fine credo che indipendentemente dal risultato andranno in prima Senz'altro, categoria. verrà sicuramente salirà entrambi perché hanno totalizzato un ottimo punteggio nella classifica dei ripescaggi. Quindi diciamo che ci sono ottime possibilità per questa squadra che anche, devo fare i complimenti, un impianto di primissimo ordine. Quindi tu che conosci meglio la realtà locale, il Palosco fa sicuramente parte di quell'ambito di società bergamasche, direi anche con una certa ambizione. Sì, no, beh, sicuramente meritevole di salire in categoria visto il campionato, visto che anche in questa partita, che era l'ultima, ha dimostrato comunque di meritare di poter salire di categoria. Io credo che alla fine, alla luce dei punteggi fatti, della graduatoria che verranno emesse, credo che ha molte possibilità di essere comunque ammesso in prima categoria nonostante la sconfitta di oggi. Conclusione veramente degna di una stagione, direi eccezionale, no? Anche se oggi la squadra nel primo tempo ha sofferto moltissimo e poi anche un po' nel secondo tempo, no? Diventa difficile a questo punto della stagione a volte mantenere alto il livello dell'attenzione, soprattutto quello perché visto che poi la squadra nel secondo tempo ha reagito e credo che loro hanno fatto i primi 20 minuti dove veramente noi abbiamo rischiato tantissimo, hanno preso una traversa, hanno creato due o tre occasioni davanti al portiere, però sono stati bravi, diciamo, a rimanere sempre attaccati alla partita e poi nel momento in cui loro molto probabilmente erano già convinti di avercela fatta, hanno calato un attimo anche il ritmo e l'attenzione e si è riusciti a vincere la partita. Con quella che è una cosa che sono soddisfatto di questa squadra dagli ultimi 3 mesi a questa parte, una grande prova di carattere che è alla base di tutte le nostre prestazioni e che alla fine ha fatto sì che anche oggi, in una giornata di difficoltà, riuscissimo a portare il risultato a casa. È venuto fuori il carattere poi di questa squadra che non voleva assolutamente No, perdere. non ci stavamo assolutamente, che perché diciamo per la stagione che abbiamo fatto. Era giusto chiudere oggi con una promozione sul campo meritata, senza dover aspettare ripescaggi e altre cose. Adesso sono problemi di altri. Allora, adesso a coronamento di questa stagione che vi ha riportato dopo un solo anno di assenza in prima categoria, qual è stata secondo te l'arma vincente della stagione, cioè la dote migliore della tua squadra? No, abbiamo costruito la squadra. Diciamo cambiando tantissimi giocatori. All'inizio pensavamo di aver trovato subito la maglia, ma poi verso la fine del girone di andata abbiamo avuto qualche difficoltà dovuta ad alcune assenze importanti a causa di infortuni. E diciamo che alla fine, poi diciamo che negli ultimi 3 mesi la squadra ha cambiato nettamente mentalità, è riuscita a dare continuità alle prestazioni e purtroppo non siamo riusciti a chiudere la stagione prima. Però diciamo che adesso abbiamo trovato veramente una quadratura del cerchio, tutti si danno una mano e poi è chiaro che quando poi riesci veramente a giocare di squadra, sei all'interno di un gruppo di giocatori che hanno delle qualità che fanno la differenza e che sono agli occhi di tutti, è chiaro che poi le cose diventano un po' più Trascinano tutta la difficili. squadra e sono l'arma in Vorrei più di questa dire squadra. una cosa che ci tengo perché a parte i giocatori che ormai sono straconosciuti, però vorrei anche fare i complimenti a Manfrinato che quest'anno veramente ha fatto un campionato al di sopra delle aspettative di tutti. Io l'avevo avuto l'anno scorso a Lomagna, come anche Fabio,
avevamo intravisto grandi potenzialità, ma onestamente non pensavamo che lui quest'anno facesse un salto di qualità come ha fatto, considerando che è un 90, che praticamente è il secondo anno che gioca in categoria e anche oggi in una situazione difficile. Ha riaperto la partita. Sì, sì, poi è chiaro. Tutto questo poi serve sempre, e deve essere sempre accompagnato da una grande squadra, da un grande gruppo, e credo che noi abbiamo una grande squadra e un grande gruppo. Siamo in prima categoria, non dobbiamo aspettare ripescaggi, cose varie. Come si muoverà dal punto di vista, diciamo, innanzitutto il commento della società al termine di questa gara, che ha stato la cornice di una stagione che io ho definito esaltante? Beh, bene, direi molto bene, la 14esima partita che vinciamo consecutivamente, oggi veramente difficile, in un campo difficile, con una squadra molto veloce, ha rallentato i ritmi nel secondo tempo e le nostre qualità tecniche sono emerse in tutto e per tutto, e siamo riusciti a portare a casa una, direi anche meritata vittoria, insomma. Più per quello che si è visto durante la seconda parte della stagione, dove la squadra ha trovato una sua quadratura, un suo assetto, e veramente senza mai correre rischi abbiamo sempre portato a casa il risultato. Adesso ci muoveremo per organizzare il prossimo campionato e una prima categoria, sempre da protagonisti, che vorremmo fare sempre da protagonisti. Quindi questa sera festeggiamenti per questa promozione, un unico neo in questo quadro di grande letizia, di grande gioia, di trionfo, la questione del campo che non è ancora conclusa, no? Beh, siamo fiduciosi anche da quel punto di vista. Noi credo che troveremo una soluzione insieme all'amministrazione comunale e per quanto concerne il campo. Ciò non toglie che abbiamo due strutture in gestione dove giochiamo, abbiamo sempre l'ESMO, che comunque è una buona struttura, ancorché il nostro obiettivo è quello di rimanere a giocare come prima squadra sempre a Besana, perché è la nostra casa e credo che riusciremo a portarla a termine. Tu sei stato l'architetto, diciamo, della campagna acquisti, della costruzione di questa squadra, che ha fatto questo po' di campionato che oggi a Palosco ha avuto una conclusione trionfale. Allora, adesso è il giorno dei festeggiamenti, quindi un commento sulla gara di oggi innanzitutto. Beh, la gara di oggi è molto difficile, complicata, in un campo ostico, lo sapevamo, nella Bergamasca c'hanno tutte delle buone squadre, ma noi comunque sappiamo che siamo forti, siamo consapevoli delle nostre forze, abbiamo delle potenzialità molto alte. E niente, posso solo dire che sono orgoglioso di questo gruppo, di questi ragazzi, perché veramente hanno dato tutto fino alla fine, ci hanno fatto giocare fino a oggi, che dovevamo finirla prima, però fa niente. Sono, ripeto, orgoglioso, non sto qua ad elogiare nessuno, perché penso che il campo abbia detto tutto. Siamo i più forti e siamo in prima categoria, questa è la cosa importante. Ora, appunto, come diceva Biada, continueremo a... Spero, faremo adesso un attimino di pausa, di sosta, ma subito sotto lavoro per un anno venturo, secondo me ancora più combattivo, e di conseguenza ancora dovremo comunque prendere qualche rinforzo sicuramente. Però una squadra che non verrà stravolta sicuramente. Assolutamente no, il gruppo resta, l'assetto della squadra resta, noi puntiamo molto sul gruppo, di conseguenza vogliamo mantenere gran parte di questi ragazzi. Ci sarà chi prenderà altre strade, questo è normale, come in tutte le squadre, come nella vita quotidiana. E nulla, se ci saranno le possibilità di lavorare bene, io sono convinto che in questa società ci sono, potremmo sicuramente portare il nome del Real Besana Lesmo in alto. Io quest'anno sono arrivato chiedendo un grosso sforzo al Presidente, il Presidente l'ha fatto, io lo ringrazio, lui ci ha aiutato molto in questo. E abbiamo chiesto appunto di uno sforzo tutti quanti assieme come società per crescere tutti assieme, ce l'abbiamo fatta, ho portato qua un gruppo compatto, solido, non ci scordiamo che ho portato qua esattamente quasi 17-18 giocatori, quindi una squadra completa con uno staff tecnico, sono veramente orgoglioso e contento del lavoro che ho fatto. Complimenti veramente direttore sportivo, e ci auguriamo tutti, lo diciamo anche noi di Canale 11, di vedere una squadra ancora più competitiva anche l'anno prossimo. Sicuramente, quello che penso anch'io, l'avremo più competitiva.